Eccoci qua. Ok, poiché oggi ricorre appunto la dipartita di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, come succede in questi casi, si canta Jaya Nilo Premadana. Bello sfondo. Bellino, eh? Ok, mettiamo. Andiamo qua. Così. Sangha na paive kande na.
prabhu ko tagela acharya taku eno prabhu ko tagela acharya jayo vaishnava taku jayo vaishnava taku Jai Vaishnava Thakur, Jai Vaishnava Thakur, Jai Vaishnava Thakur, Jai Vaishnava Thakur, Jai Yo Bhakti Siddhanta, Bhakti Siddhanta, Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, Jai Yo Bhakti Siddhanta, Bhakti Siddhanta, Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Srila Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Srila Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namaom Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyadi Shatadine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine Offro i miei rispettosi omaggi a Sua Divina Grazia Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati che è molto caro al Signore Krishna poiché ha preso rifugio ai suoi piedi di loto. Shri Varshabhanavi Devi Daitaya Kripadvaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha. Offro i miei rispettosi omaggi a Shri Varshabhanavi Devi Daitya Das, che è un altro nome di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, che è favorito da Srimati Radharani e che è l'oceano della misericordia trascendentale ed è il liberatore ed è colui che diffonde la scienza di Krishna. Madhuryo Jvala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute. Offro i miei rispettosi omaggi a te, energia personificata della misericordia di Shri Chaitanya, che offri un servizio devozionale arricchito dall'amore coniugale di Radha Krishna, giungendo esattamente nella linea, apparendo esattamente nella linea di rivelazione di Srila Rupa Goswami. Namaste Gauravani Srimurtaye Dinatarine Rupanuga Viruddha Pasiddhanta Advanta Harine. Offro i miei rispettosi omaggi a te, che sei gli insegnamenti personificati del Signore Chaitanya. Tu sei il liberatore delle anime cadute e non tolleri alcuna affermazione che sia contraria agli insegnamenti del servizio devozionale enunciati da Srila Rupa Goswami.
Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Ki Jai. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Divina Dipartita Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Gaur Hare Krishna. Vediamo che c'è su Facebook. Hare Krishna Kevala Bhakti, Maddalena, Paola, Claudia, Maria Teresa, Valentina, Giva Pavana, Prabhu. Kevala Bhakti, Maddalena, Paola, Claudia, Maria parte Teresa, questa? Valentina, Hare Krishna. E poi abbiamo Rosario, ancora dal suo ashram febbricitante, che lui febbricitante dal suo ashram. Bhakta Luigi, Hare Krishna, Viviana, Piero, Vittoria, Hare Krishna. Dunque oggi quello che faremo sarà leggere una lezione di Srila Prabhupada, ascoltando la sua voce e traducendola, ovviamente. Allora, vediamo. Questo è il massimo. Ecco qui. Iniziamo. Questa lezione è stata tenuta il 13 dicembre 1973 a Los Angeles, proprio in occasione della divina dipartita di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Servirebbe il tuo telefono per avere Facebook sotto mano. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namini. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he passed away from this material world on 31st December 1936. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur lasciò questo mondo materiale il 31 dicembre 1936. So, almost 40 years passed. Quindi sono passati quasi 40 anni, da allora 90, se non sbaglio, beh sì, una novantina da adesso, da oggi. So there are two phases, prakat and aprakat, appearance and disappearance. Quindi ci sono queste due fasi, prakata e aprakata, apparizione e scomparsa. So we have nothing to lament on account of disappearance. Because Krishna and Krishna's devotees. Quindi noi non abbiamo nulla di cui lamentarci a causa della scomparsa, della dipartita, perché Krishna e i devoti di Krishna. Not only devotees, even the non-devotees, nobody disappears. Non solo i devoti, anche i non devoti, nessuno scompare. Nobody disappears because every living entity as Krishna is eternal. Nessuno scompare perché ogni essere vivente, poiché Krishna è eterno, it is confirmed
in the Vedic literature, Nitya Nityana, Chetana Chetanana. They describe. È confermato nella letteratura vedica, Nitya Nityana, Chetana Chetananam. Vishayana of the Supreme Lord is that he is also Nitya Eternal. And the living entities are also eternal. La descrizione del Signore Supremo è questa, che lui è Nitya, eterno, e anche gli esseri viventi lo sono. But he is the chief eternal. Nitya Nityanam Chetana Chetanam. Ma lui è il capo eterno, Nitya Nityanam Chetana Chetananam. So qualitatively there is no difference between Krishna and the living entities. Quindi qualitativamente non c'è differenza tra Krishna e gli esseri viventi. Quantitatively there is difference. Quantitativamente c'è. What is the difference between Nitya, the singular number Nitya, and the plural number Nitya? Qualitativamente non c'è differenza, quantitativamente sì, c'è differenza. Qual è la differenza tra Nitya, il numero singolare Nitya, e il plurale Nitya? The plural number Nitya is subordinate, eternal servants of the singular number Nitya. Che il singolare Nitya è servitore, subordinato ed eterno del singolare Nitya, quindi il plurale Nitya è servitore del singolare Nitya. It's like if you want to serve somebody, so the master is also exactly like you. Proprio come se tu intendi servire qualcuno, il tuo padrone è esattamente come te. He has got two hands, two legs, or the same sentiments, he also is, everything is same there. Ha due mani, due gambe, gli stessi sentimenti, anche lui mangia, è tutto uguale. But the difference is the master and the servant, that's all. Otherwise, equal in every respect. Ma la differenza è che lui è il padrone e tu sei il servitore, è tutto qui. Altrimenti sono uguali sotto ogni altro aspetto. So spiritually, appearance and disappearance, there is no difference. Just like in material point of view, if a person takes birth, suppose you get a son born, you become very happy. Quindi spiritualmente l'apparizione e la scomparsa non c'è differenza tra le due, proprio come dal punto di vista materiale. Se una persona nasce, supponete che nasca un figlio, vi sentireste molto felici. The same son when passes away, you become very unhappy. This is material. Ma se lo stesso figlio muore, voi diventereste molto infelici. Questo è materiale. And spiritually, there is no such difference. Appearance or disappearance. Ma da un punto di vista spirituale non esiste quella differenza lì, apparizione o scomparsa. So although this is the disappearance tears, Om Vishwas, Sushumad Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur. So, there is nothing to be lamented. Quindi, anche se questo è il giorno della dipartita, della scomparsa di Om Vishnupada Sheshrimad Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, non abbiamo nulla di cui lamentarci. Although we feel separation, that feeling is there, but spiritually there is no difference between appearance and disappearance. Sebbene proviamo separazione, sì, c'è questo sentimento, ma spiritualmente non c'è differenza tra apparizione e scomparsa. There is a song, Narottam Das Thakur's song.
Je anilo premo dhono. Do you know anyone of you? C'è una canzone, la canzone di Narottam Das Thakur, Je anilo premadana, che è quella che abbiamo cantato prima. La conosce qualcuno di voi? Can you sing that song, anyone? Può cantare qualcuno questa canzone? Je anilo premo dhono karuna prachur eno prabhu kotha gala. I don't remember exactly the whole song. No, non ricordo esattamente tutta la canzone. That is our lamentation. That's Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur brought this message to distribute all over. Of course, Sri Chaitanya. Questo è il nostro lamento, che Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ha portato questo messaggio da distribuire ovunque. Naturalmente Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu expressed his desire that prithivite ache jato navaradi gram sarvatra prachara kaive morna. Naturalmente Sri Chaitanya Mahaprabhu ha espresso il suo desiderio, Prithivite acayatana gradigram sarvatra prachara aibe moranam. Lui ha predetto che that all over the world as many towns and villages are there. Everywhere my name will be known. A lui ha predetto Sri Chaitanya Mahaprabhu, in tutto il mondo ci sono molte città e villaggi, ovunque il mio nome sarà conosciuto. Sri Chaitanya Mahaprabhu's name, which is now attempted now, it is being actually. To execute this will of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said personally, Bharat Bhumite Manusya Janma Hoilo Ja, Janma Sarthakari Karo Parok. Il nome di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che ora stiamo provando a effettivamente distribuire ovunque, lo stiamo facendo per eseguire questa volontà di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che disse personalmente Bharata Bhumite Manusha Jamma Ailajar Jamma Sartak Karikara Para Upakar. He wanted that his name should be broadcast all over the world, in every town, every village. And who would do it? That he asked that anyone who has taken birth in Bharatvarsha, India, it is his duty. Voleva Sri Chaitanya Mahaprabhu che il suo nome fosse diffuso in tutto il mondo, in ogni città, in ogni villaggio. E chi lo avrebbe fatto? Ha chiesto che chiunque sia nato a Bharatavarsha in India lo considerasse suo dovere, che chiunque sia nato in Bharatavarsha consideri un suo dovere questo. First of all, make himself perfect by understanding the philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then broadcast it, distribute it. This was the duty of every Indian. Prima di tutto bisogna rendere perfetto se stesso, comprendendo la filosofia di Sri Chaitanya, e poi trasmetterla, questa filosofia, distribuirla. Questo era il dovere di ogni indiano. The Indian, especially in India, they have got the privilege to take advantage of the Vedic literature. In other countries, there is no such advantage. Gli indiani, quindi soprattutto in India, hanno il privilegio di poter trarre vantaggio dalla letteratura vedica. In altri paesi non esiste questo vantaggio. So, if anyone wants to make his life perfect, then he has to take advantage
at the vast treasure house of Indian spiritual knowledge. Quindi se qualcuno desidera rendere la propria vita perfetta, allora deve trarre vantaggio dal vasto tesoro della conoscenza spirituale indiana. Even one Chinese gentleman, he has written one book about religion that is a course in New York University. So he has said, anche un gentiluomo cinese ha scritto un libro di religione, questo è, e fa parte, questo libro è un testo che si studia all'Università di New York. Lui ha detto that if you want to know something of religion, then you have to go to India. That's a fact. Questo professore ha detto, se vuoi sapere qualcosa sulla religione, devi andare in India, e questo è un fatto. Così è. So Chaitanya Mahaprabhu said that every Indian, there is a need of broadcasting this Krishna consciousness movement all over the world. So it is. Quindi Chaitanya Mahaprabhu ha detto ad ogni indiano che è necessario diffondere questo movimento per la coscienza di Krishna in tutto il mondo. Quindi è un dovere di ogni indiano. The duty of every Indian to first of all make his life perfect. He must know. Quindi è necessario diffondere questo movimento per la coscienza di Krishna in tutto il mondo, ed è il dovere di ogni indiano innanzitutto rendere perfetta la propria vita. No, deve perfection sapere. Means he must know what is his position and what he has to do. That is perfection. Deve sapere, ognuno deve sapere, la perfezione si intende che bisogna conoscere chi siamo, la nostra posizione e cosa dobbiamo fare, nel senso di identità e scopo. Questa è la perfezione. At the present moment, people do not know what he is, whether he is this body or something extra, the big, big. Al momento la gente non sa nemmeno chi è, se sia questo corpo o qualcos'altro. Scientists, they are also failure. This is perfection. Anche grandi scienziati hanno fallito. Questa è la perfezione. First of all, one must know what he is, whether he is this body or something beyond this body. Questa è la perfezione. Prima di tutto bisogna sapere chi sono. Sono questo corpo? Sono qualcosa al di là di questo corpo? This is the beginning of spiritual knowledge. Questo è l'inizio della conoscenza spirituale. So that advantage is there in India by culture, by education. Quindi questo vantaggio è presente in India grazie alla cultura, all'istruzione. Therefore Sri Chaitanya Mahaprabhu requested that Indians, Bharatiya, Bharatvas, those who have taken birth as human being, he doesn't speak to the animals. Quindi Sri Chaitanya Mahaprabhu ha chiesto agli indiani, ai Bharatiya, ai Bharatavarsha, coloro che sono nati come esseri umani, non è che stia parlando agli animali lui. Bharat Bhumite manushya janma means human being, because without being a human being, nobody can understand these things. Okay. Quindi lui non parla agli animali. Bharata Bhumite Manusha. Manusha significa umano. Manusha Jamma. Jamma, chi è nato umano. Manusha Jamma significa essere umano. Perché a meno che non si sia esseri umani, non si possono capire queste cose. Cats and dogs, they cannot understand. So a person whose behavior is like cats and dogs, he also cannot understand. I cani e i gatti non possono capire. Quindi anche una persona umana il cui comportamento è quello dei cani e dei gatti non potrà capire. Therefore he said, janma sarthak kori. First of all, make your life perfect and then distribute this knowledge. This is the Chaitanya Mahaprabhu's mission. Perciò disse, janma sarthak kori. Prima di tutto rendi perfetta la tua vita e poi distribuiscila questa conoscenza. E questa è la missione di Sri Chaitanya Mahaprabhu.
So he simply said, but he was expecting that in later days his followers would do that. So that attempt was made by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Quindi lui disse semplicemente questo, ma e si aspettava che nei giorni successivi i suoi seguaci lo avrebbero fatto. E questo tentativo è stato fatto da Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Bhaktivinoda Thakur, he deserved, and that Sri Chaitanya Mahaprabhu's message is to be accepted by East and West equally, and both the Indians and the Europeans, Americans, they should dance together in ecstasy of Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy. That was his desire. Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, che è il padre di Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, desiderava che il messaggio di Sri Chaitanya Mahaprabhu fosse accettato sia in Occidente che in Oriente, e che sia gli indiani che gli europei e gli americani tutti insieme danzassero nell'estasi della misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Questo era il desiderio di Bhaktivinoda Thakur. He simply expressed the desire, when I shall see this happening, that both the Eastern and Western people, they are united on the basis of Sri Chaitanya Mahaprabhu's cult and dancing together in ecstasy. Questo era il suo desiderio, di Bhaktivinoda Thakur. Espresse semplicemente questo desiderio. Quando vedrò accadere questo, ovvero che sia il popolo orientale che quello occidentale si uniscano sulla base del culto di Sri Chaitanya Mahaprabhu e balleranno insieme in estasi, quando? That was his ambition. This was ambition of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and this was the ambition of Bhaktivinoda Thakur, and Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur took up this affair, business, and he wanted, first of all. Quella era la sua ambizione, e questa era l'ambizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, ed era quindi l'ambizione di Bhaktivinoda Thakur. E Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur si occupò personalmente di questa cosa, di questo business, e se ne occupò prioritariamente. So, every student, any disciple, every disciple, especially those who are competent, he requested that you take up this mission of Chaitanya Mahaprabhu and preach in the Western country. Quindi ogni studente, ogni discepolo, specialmente quelli competenti, a loro ha chiesto, assumiti la responsabilità in questa missione di Chaitanya Mahaprabhu e predica nei paesi occidentali. That was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, first attempt. Before that, even the acharyas, Rupanuga, Goswamis, they left literature, but they did not attain to preach practically. And Bhaktisiddhanta... Questo fu il tentativo primario di Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Prima di lui, altri acharya, i Rupanuga, i Goswami, avevano lasciato sì tanta letteratura, ma non ci fu questo tentativo di predicare praticamente fuori dall'India, sottinteso. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was very, very anxious to preach this Chaitanya cult in the Western countries. That is, see, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's special contribution. E Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur invece era molto, molto ansioso di predicare, desideroso di predicare questo culto di Chaitanya nei paesi occidentali. Questo è il contributo speciale di Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So, when I met Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, it is a long story how I met him. One of my friends, he dragged me.
I was at that time. Quindi quando ho incontrato Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il modo in cui l'ho incontrato è una lunga storia. Uno dei miei amici mi ha letteralmente trascinato lì. A quei tempi ero un nazionalista. Nationalist. And manager in a big chemical factory. My age was about 24 years. Avevo 24 anni, a quel tempo ero un nazionalista e direttore di una grande fabbrica o industria chimica. So one of my friend, he asked me, there is a nice sadhu, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he has come in Calcutta. So let us go and see. Ah, avevo 24 anni, quando uno dei miei amici mi disse c'è un bravo sadhu, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, è venuto qui a Calcutta, dai andiamolo a vedere. So I was reluctant, I thought, just like, so there are so many sadhus, so I am not very much, because I had very bad experience, not very good. So I said this guy. Io invece ero riluttante, non ci volevo andare. Ho pensato, pensai proprio così, ce ne sono così tanti di sadhu, non è che io non sono molto, perché ho avuto un'esperienza abbastanza negativa, non molto buona. E allora dissi: kind of sadhu there are many. You'll be glad to know that in young age or early age, it was Krishna's grace, even amongst my young friends, I was considered the leader. Allora, quindi io gli dissi, ma no, ma che tipo di sadhu sarà questo? Ce ne sono così tanti. Voi... si rivolge ai devoti, no? Dicevo, sarete felici di sapere che anche quando ero giovane e anche quando ero piccolo, per la grazia di Krishna, anche tra i miei giovani amici, io ero considerato un leader. In my school days, in my college days, in my private friendship, somehow or other, I became their leader. Ai tempi della scuola, del college, nelle mie comitive private, in un modo o nell'altro ero sempre il loro leader. And one astrologer, sometime he read my hands, he said in Hindi, hukum chalega. Hukum chalega means your hand speaks that your order will be executed. Un astrologo una volta mi lesse le mani e in hindi mi disse kukum chalena. Kukum chalena significa la tua mano dice che i tuoi ordini verranno eseguiti. E i devoti già... So anyway, it was Krishna's faith, I would not go, but their point of view was that unless I sanctify that sadhu, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in non mi accetto. Comunque, il punto è che per la grazia di Krishna, tutto questo successo è per la grazia di Krishna, il fatto che sia stato sempre un leader è per la grazia di Krishna. Comunque, tornando al racconto, io non ci sarei mai andato da questo altro sadhu, ma il loro punto di vista, dei miei amici, era che se io non avessi certificato positivamente quel sadhu, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, non lo avrebbero accettato neanche loro. Non lo avrebbero accettato neanche loro. Therefore he dragged me. So I went to see Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Perciò mi trascinarono lì. E così quel giorno andai a trovare Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. On that day, on the first meeting, just we offer our obeisances. It is the practice. So immediately began his talking that
Al primo incontro andammo e noi offrimmo semplicemente i nostri omaggi, perché è uso, è consuetudine fare così. E lui immediatamente iniziò a parlare e disse: You are all educated young men. Why don't you take us to Chaitanya Mahaprabhu's cult and preach all over the English like public? Why don't you take up this man? So I argued with him in some way. At that time I was nationalist. So I Subito disse: voi siete dei giovani uomini istruiti, colti, perché non accettate il culto di Sri Chaitanya Mahaprabhu e non predicate al mondo intero in inglese? Perché non affrontate questo argomento? E io ho iniziato a discutere con lui in tanti modi. A quel tempo ero nazionalista, e allora gli ho detto: So I told that we will accept our message. We are dependent nation. Nobody will care. In this way, in my own way, in these younger days. But we belong to the Vaishnava family. The Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Radha Govinda. That is our. E allora, poiché ero nazionalista, gli dissi: ma chi accetterà il nostro messaggio? Siamo una nazione dipendente, siamo una colonia inglese. A nessuno importerà in questo modo, a modo mio, insomma, in quei giorni. Ma io appartenevo ad una famiglia Vaishnava, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Radha Govinda. Sapevo che era il nostro venerabile dovere, le nostre venerabili divinità. Your worshipful duty, worshipful deity. So, I was very glad that Radha Krishna cult, Chaitanya Mahaprabhu, this sadhu is trying to preach. It is very nice. Sì, ero nazionalista, ribattei, però nel cuore il Prabhupada sta dicendo: io comunque provenivo da una famiglia di Vaishnava, e allora fui comunque molto contento, no? Nell'apprendere che questo sadhu sta cercando di predicare. È una cosa molto bella, il culto di Radha Krishna, di Chaitanya Mahaprabhu. So, at that time we had some talks, and of course I was defeated by his argument, my argument. And then, when we came out, we are offered prasadam, very nice treatment, the Gaudiya Mutha. Quindi in quel momento, quel giorno, avemmo questo colloquio e io fui ovviamente sconfitto dalla sua argomentazione. La mia argomentazione fu sconfitta. E poi quando andammo via ci fu offerto del prasadam, quindi un trattamento molto bello, la Gaudiya Mutha. And when I came out on the street, this my friend asked me, what is your opinion of this sadhu? Then I said that here is the right person who has taken out Sri Chaitanya Mahaprabhu's message and now it will be distributed. E quando fummo usciti, quando fummo fuori per strada, questo mio amico allora mi chiese: beh, cosa ne pensi di questo sadhu? Qual è la tua opinione? E io dissi: questa è la persona giusta che ha accolto il messaggio di Sri Chaitanya Mahaprabhu e ora sarà distribuito. E i devoti: Jai! So I was at that time a fool, but I opined like this, and I accepted him as my spiritual master immediately. Not officially, but in my heart. Quindi in quel momento io, a quel tempo ero uno sciocco, però eppure la mia opinione su di lui fu questa. E subito lo accettai come mio maestro spirituale, non ufficialmente, ma nel mio cuore. That was in 1922. Then in 1923, I left Calcutta on my business to
And I made my headquarter at Allahabad. Ah, questo accadde nel 22. Poi nel 1923 lasciai Calcutta per un viaggio di affari e stabilii il mio quartier generale ad Allahabad. Allahabad is about 500 miles from Calcutta. So I was thinking that I met a very nice saintly person. Quindi Allahabad è a circa 500 miglia da Calcutta. E pensavo, ho incontrato una persona santa, veramente una bella persona santa. That was my thinking, always. So in this way, in 1928, there was a Kumbh Mela. Questo è stato sempre il mio pensiero. Comunque, ad ogni modo, nel 1928 ci fu un Kumbh Mela. At that time, Kumbh Mela è una riunione di grandi saggi e santi in India alla convergenza di tre grandi fiumi, Sarasvati, Gange, Yamuna, tutti i santi, un luogo di pellegrinaggio importantissimo, un'occasione importantissima. These Golimot people came to Allahabad to establish a center there. And somebody has said, somebody informed them that you go to that Prayag Pharmacy. My drug shop was named as Prayag Pharmacy. My name was also there. Comunque ci fu questo Kumbh Mela nel 1928, quindi il primo incontro nel 22, poi lui si spostò. Nel 28 ci fu questo Kumbh Mela che si svolge proprio lì ad Allahabad, dove era lui. I devoti della Gaudiya Math vennero proprio lì ad Allahabad per fondare un centro. E qualcuno disse loro, li informò che di andare presso la mia farmacia. Di recarsi presso la mia farmacia di Prayag. La mia farmacia si chiamava Prayag Pharmacy e c'era anche il mio nome. You can see how he is religiously, he will help you. Sì, perché le persone del luogo informarono i devoti della Gaudiya Math che volevano aprire un tempio lì, un centro lì ad Allahabad, dissero andate da lui, da Abai Babu, perché lui è molto religioso e vi aiuterà. These Golimot people, they came to me. So, sir, we have come to you. We have heard your good name. So we want to start a temple here. Please try to help us. E vennero a trovarmi i devoti della Gaudiya Math. Signore, dissero, siamo venuti da te. Abbiamo sentito il tuo buon nome. Vogliamo fondare un tempio qui. Per favore, aiutaci. Because I was thinking of these Golimot people that I met, very nice, gentle people. As soon as I saw them, I was very much glad. Oh, here are these persons. They have come again. E io pensavo sempre a queste persone della Gaudiya Math, no? Dal 22, adesso siamo nel 28, sei anni. E ecco, e pensai, ho incontrato queste persone così gentili e sante. Ma non appena le ho riviste, mi sono subito sentito così felice. Oh, ecco di nuovo queste persone, sono tornate qui. Sono venute qui. So in this way, gradually, I became attached to these Gaudiya Math activities. And by the grace of Krishna, my business also was not going very well. Allora, e così, piano piano, gradualmente, mi attaccai a queste attività della Gaudiya Math, alle loro attività di predica e di sviluppo. E per la grazia di Krishna, i miei affari iniziarono a non andare più tanto bene. Yeah. Krishna says, Sahuna Migridani, Hrisita Dhanonsani. Krishna dice questo.
If somebody wants to be actually devotee of Krishna, at the same time keeps his material attachment, then Krishna's business is he takes away everything material so that same person he become, dependent on Krishna. Questo verso di Krishna nel Bhagavatam 10.88.8 significa che se qualcuno vuole veramente diventare devoto di Krishna, ma allo stesso tempo conserva il suo attaccamento materiale, allora Krishna cosa fa? Il suo compito è quello di portare via, portargli via tutto ciò che è materiale. Così al 100% diventa dipendente da Krishna. So that actually happened to my life. I was obliged to come to this moment to take up this very seriously. Quindi è questo che è successo davvero alla mia vita. Sono stato obbligato a venire in questo movimento per prendere la questione molto sul serio. And I was dreaming that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is calling me. Please come out with me. E sognavo spesso Bhaktisiddhanta Saraswati che mi chiamava. Per favore, vieni, vieni via con me. So I was sometimes horrified. E io ne ero inorridito. Oh, what is this? I have to give up my family life. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is calling me. I have to take sannyas. Oh, I was horrified. Io ero inorridito, spaventato da questa cosa. Cosa? Devo rinunciare alla mia vita familiare. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mi sta chiamando. Dovrei prendere i sannyasi. Io ero terrorizzato. But I saw several times calling me. Anyway, it is by his grace I was forced to give up my family life and so-called business life. Ma, benché terrorizzato, lo vedevo ripetutamente che mi chiamava. Ad ogni modo è per sua grazia che sono stato costretto a rinunciare alla mia vita familiare e alla cosiddetta vita lavorativa. And he brought me somewhere other in preaching his gospel. E mi ha portato in un modo o nell'altro a predicare il suo Vangelo. So, this is a memorable day. Quindi questa è una giornata memorabile. What he deserved. I'm trying a little bit. Lui desiderava, e io desiderava che io predicassi, e ci sto provando un po'. And you are all helping me. E voi mi state aiutando. Oh, so I have to thank you more. You are actually representative of my Guru Maharaj. Quindi io ci sto provando un po'. E voi tutti mi state aiutando, quindi io vi devo ringraziare tantissimo. In realtà voi siete i rappresentanti del mio Guru Maharaj. Because you are helping me in executing the order of my Guru Maharaj. Thank you very much. Perché mi state aiutando a eseguire l'ordine del mio Guru Maharaj. Grazie mille. Jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai. Mite coppe. Molto Prabhupada, vero? Eh? È quasi messo a piangere, vero? Si è messo a piangere, direi. Si è messo a piangere. Mosso. Hare Krishna. Va bene. Ah, jai, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gopremanande, Hari Hari Bol.
Dai, oggi che cos'è? Sabato? Sì. Beh, può essere che ci vediamo questa sera, vediamo la giornata come va. No, può essere che stasera entro le 18:30, 18:45 ci si vede per uno studio. Hare Krishna Devoti. Dai, buona giornata in coscienza di Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Grazie. Hare Krishna.